raccomando ragazzi, mettete like, continuate a sostenere la serie, siamo alla quinta puntata, sì. Iscrivetevi, sì. Siamo a 900.000 finalmente, andiamo verso il milione, commentate, seguiteci su Twitch, via! Yeah, lo pazzo. Baby K. Oh, smandrappone. Questi? Lui è Fernando, secondo me. Che cos'è, uno scherzo? Sì! Oh! Oh! Ah, ah! Oh! Beh, sembrano accoglierli bene. Generatore di parole? Generatore di parole. Al momento. A Roma. A Roma. A Roma ha senso. A Roma. A Roma. A Roma. Vabbè. Altrimenti non so se avrebbero partecipato. Voi come io vi chiamate? Stefani. Ma che pere, escono da tutte le parti qua. Col sonoro anche. Ma che suono brutto per delle pere però. Plop. Questo è molto bello. Bombi. Bevo. Bevi piano perché sono quella. Bevi piano per non far rumore. No, non era così forte. No. Non lo ricordo bene ma. Sono Ryan e lei è la mia super mamma. Oh. Ah, Lisa secondo me ha un negozio di antiquariato. Wow. Ci siamo abbracciati già due volte. Hai visto Dario Moccio? Che ha fatto? No, wow. Ah, è vero. Pensavo fosse successo qualcosa. Che ha fatto? Era un'attrice ed è una donna estremamente socievole ed estroversa. Mi ricordo un film questo, ha un aroma. È un artista poliedrico ed è dotato di un talento straordinario. Dipinge quadri bellissimi. Beh, aspetta un attimo, bellissimi. Ognuno ha la sua... Non visti di peggio a 10 milioni di euro. In pratica, oltre a un nuovo potenziale partner, conoscerò sua madre. Interessante. Cringe! I suoi drink sono pure... Magia! È vero, sembra un mago, fidati. Dov'è la bacchetta? Comunque gli americani ridono per le cose che... Delle stronzate sì, allucinanti. Cioè... Per equilibrarlo? Io... Mi sono spiegato? Bravo! Sembro dolce! Mancava solo che gli dicesse mangio l'ananas perché comunque... Dicono che è tipo una di quelle cose che si dicono. Ah, no, Urban Legend! Sì. Avrei certo detto che l'alimentazione influisce notevolmente sul gusto del liquido seminale. Che può migliorare la tua vita. Attenzione! Per esempio la frutta, in particolare l'ananas. Occhio! Può rendere più dolce il gusto dello sperma. Al contrario, la carne potrebbe renderlo più salato. Però è vero. Io ho letto due articoli che dicevano che era una diceria. Cos'è? A me piace chiamarlo Mr. Carisma e non ho la minima intenzione di farmi da parte. Ma secondo me non è molto carismatico, è solo gentile. Sei mai stata con un ragazzo più giovane? 27 anni di meno? A letto i giovani hanno una marcia in più. Non è una marcia in più, che respirano. Fisicamente sono un po' più allenati. E grazie mille. Arrivo. Ma Paola si fa sempre i selfie, ma ha rotto le balle, ma là dietro sempre con sto telefono in mano. Sei un tipo di ingegnere? Ingegnere informatico. Ok. È un nerd. Di sviluppo di sistemi d'accordo. Software. Già. Guarda Paola, va là dietro, ma è incredibile. Poi sembra più maturo rispetto alla sua età, quindi vorrei conoscerlo meglio. Vuole conoscerli tutti comunque, lei è donna di chiesa, di sì, quei lei là, è... Poi... Secondo me lei però è... Però per adesso sta solo... Lei è un aroma... Sotto mentite spoglie. Sì. Con chi vorresti uscire? Bella domanda. Con te. Ehi. Beh, ma gli sbatte le puppe così. È stato un po' obbligato a dire con te comunque. Come fai? È stato tanto... Ormai conosco Stefani. Le piace avere gli uomini ai suoi piedi. E hai ragione. Io e Stefani abbiamo condiviso dei bei momenti. Bei momenti, un'uscita... C'è stato un limone però lui anche. Voleva continuare questa storia. Lui si stava impegnando. Scusami, eh. Sì, poi gli ha sparato una minchiata. Se ti alza alle 5, non vedi più l'altro. E forse ti passa un po' la voglia. L'altro Ryan vuole uscire con me. Davvero? Sì. Se lo scorda. Lo vedi come fa? Fa la gallinella, fa. Vabbè, quello è il figlio, no? No? No, quello è Gabriel. C'è della Roma. Tra noi c'è una forte attrazione e il nostro legame è... indissolubile. Sì, fortissimo. Lui continua a crederci comunque. Non so dove andare. E già si sente spaesato. Lui sembra a me quando sono un po' spaesato. Vado a un rave. I ragazzi pensano di sapere ciò che le donne vogliono a letto. È vero. A Roma. La verità è che qui le uniche vere esperte di sesso siete voi donne. Età, sagacia ed esperienza giocano a vostro... Cosa ti è venuto in mente? Qualcosa di strano, sicuro. No, no. Nel loro caso non è sagacia. È segacia. Entrate in casa. È ora di dare qualche lezione a questi giovani. Ah, educazione sessuale. Yeah, sì, vabbè, lui l'ha presa malissimo, però. Tra me e Ryan non ci sono segreti e abbiamo un rapporto molto aperto. Però fino a un certo punto. Donna, con tua madre fare educazione sessuale. Cringe! Non ci posso credere. Lì manca, però. Lui si è messo in c***o.
Partiamo bene. Questo è troppo anche per me. Non voglio guardare. Tenete quei cosi alla larga. Beh, lei è spaventata dal... Sì, alla dildofobia. Ci sarà proprio da ridere. Siete pronti? Minchia, si scassano adesso, Lu. Zucchine nel culo e tutti ridono. Che bello. Che pomeriggio fantastico. Dammi la carota. Sessuale. Cosa deve fare? Sta smandrappando. No! Aroma! Ma scusa, ma generiamo una parola apposta. Mamme. Sì, a turno. Ma quella è sempre la più calda. Ma ho visto uno dietro la tenda. Sì, però, vabbè, ma toglietela. Cioè, i guardoni così, no? Guardalo con sta tenda in faccia, poveraccio. Io volevo fare cinema, Cristo santo. Guarda che cazzo sto riprendendo. Pensa a quello che dico io tutte le sere quando sono qua. Lui è messo un po' peggio, forse. Lui ha una tenda sulla faccia. Come sai raccontata tutte queste cose sullo squid? Ma guardando internet e parlando con gli amici, dai, ma che domanda è? E tu, scusa. Beh, io lo faccio, quindi... guarda lei, infatti. Bombastic side eye. Criminal offense. Io ritengo che il sesso sia un argomento di cui si possa discutere privatamente. Lui comunque ogni tanto è il mio amico bubo. Ogni tanto gli parte il bubo. Lui ogni tanto se ne va. Ho messo i gamberi fritti, gamberi in salsa... Di gamberi, era. E andare al creatore con una sfilza di dubbi, piuttosto che dibattere di cose simili. Ma chi c'era dietro un panzone, raga? Ma ogni tanto compare qualcuno. Preferirei andare al creatore... Scusami! Ma che è quel panzone? Beh, quello era uno dei produttori che passava e diceva... Mi raccomando, no, facciamo un test. Qual è la parte più sensibile del corpo di una donna? Clitoride. Okay. Poteva scegliere tra clitoride. Ha scelto clitoride. Bravo. Cosa eccita di più una donna durante un rapporto? Dipende. Ma infatti, che domanda è? Cazzo domanda. Cos'è? Non sembra particolarmente ferrato in questa materia. Vabbè, ma lui è più bravo nella pratica. Scusa, poi le fate domande, cioè, ma cazzo faccio a risponderti? Non è una domanda, cioè, questa. A una può piacere più una cosa. Doveva rispondere così. È soggettivo a seconda della persona con cui sto. Tu come risponderesti? Una buona stimolazione. Per me un bacio appassionato. Vedi, cambia. Già due hanno detto due risposte diverse. Questi giovani sono messi molto male. Benvenuti, ragazzi. Vabbè, ma perché si deve grattare il culo? Educazione sessuale. Dove sono le labbra? Oh! Sotto il naso. Forza. Non dirgli, no. Ma veramente? Dove è andato? Ma dove è andato? Perché è andato là? E il perineo? Non riesco a credere che non conosca le altre parti della vagina. Mi puoi stimolare un po' il perineo? Ciò che conta è sapere dove metterlo. Su. Tu l'hai messo nelle labbra, quindi. Maschio base. No, maschio starter pack. L'importante comunque, è sapere dove metterlo. Posso dire, già il fatto che lui non sbagli buco. Conoscere il corpo femminile vi sarà utile in camera da letto. Sono cose che dovete sapere, altrimenti noi donne... Ma è incazzatissima comunque. Perché vuole scopare questa cazzo di signora. Io... Nessuno la tocca come deve essere toccata. Diciamo che anche lei del perino non gli ha fatto un cazzo, nel senso. E lunga vita al pene, ragazzi, lunga vita, sì, al pene. Sono rimasto molto colpito dal discorso appassionato di Charlene. Attenzione. Abbiamo un nuovo ammiratore. Madonna, ma è infogliata proprio. Ryan, sei sicuro? È importante che entrambi i partner traggano. Sì, un po' il perineo. Ma no! Indicami il perineo per lui. Quali sono i preliminari preferiti da una donna? Vabbè, ma che domande del cazzo sono, raga? Ma scusatemi. Troppo soggettiva una domanda del genere anche. Che cazzo è? Eh? Cioè, proprio a un certo punto... Oh! Perineo è qua. Prima la perineo. No, di nuovo le docce emozionali, no! Ma che cazzo! Si è commosso col perineo! Che è successo? Il perineo. Io volevo fare i film. E poi mi viene da piangere perché vado a casa, fa troppo caldo. Cosa devo fare? Disagiato. Adoro il sesso orale, perciò scelgo un'arancia. Lui adora lui il sesso orale. Lui sta per andare giù? No, non va giù, prende un'arancia. Eh no, guarda lì sotto. Ottima scelta! Wow. Ma perché un'arancia? Oh, non ci posso credere. Sta semplicemente facendo colazione. Ma il frutta. Io mi dissocio, è comunque un'opera... È un frutto, Sta mangiando, ragazzi, signori. Vitamina C. Sì. Mangiate la frutta che fa bene, ragazzi. Experience. Niente male. Io non guardo. No, lui sempre da un po'.
troppo bene da in questa prova. Sì, beh, deve far vedere cosa è capace a fare. Un livello sta leccando un'arancia, Ste. Che cazzo sta facendo? Ma col baffetto lì che... Il baffetto. Che solletica. La dimostrazione di Ryan ha avuto un certo effetto su Charlene. Temevo che gli sarebbe saltata addosso. Sì. A Charlene è piaciuta l'arancia, signori. Piena di vitamina C. Alle donne piace farsi eiaculare sul viso? Io preferisco il seno. A me piace. Vi piace davvero? Ma come? Beh, sì. Sì. Non c'è niente di male. Il figlio non ne può più. È andato sicuramente in terapia, è uscito da comunque. Si è scopato il suo migliore amico. Adesso si immagina la mamma. Ma che... È too much. È un casino. Bisogna chiedere il permesso. Essere consenziente. Wow! Non vuole vedere niente. Imbarazzata. Ma lei è una donna di chiesa. Però non si imbarazza invece da saltare di qui e di là, eh? Sì, però alla fine è una che salta ma non salta. Sì, infatti, è la bella che non balla. Gabriel, me ne vado. A lui non l'hanno chiamato per provare, ha solo fame. Cioè, lui sta usando la frutta come va usata, è l'unico. Comunque se le lecca così avrei paura. Aia, ai! Ne ho abbastanza. Se ne va. Se ne va. Ti stai annoiando? Io lo trovo eccitante. Indignata. Non mi interessa conoscere le preferenze sessuali delle altre persone. Ma sì, infatti, anche a me. Io vado nella mia stanza. Guarda caso, Gabriel l'ha subito seguita. Sei scemo, certo. Tu che mangi. Il gesto di Stephanie e Gabriel dimostra solo che hanno una mentalità ristretta. Ma Gabriel se n'è andato solo perché vuole farsi Stephanie, certo, non perché... Sì, cioè... Non era il modo corretto di usare una maca quello. No, per niente. Stephanie mi ha detto chiaro e tondo che non ha alcuna intenzione di frequentare Gabriel. E invece? Ma lo vedo più come un amico. Ha detto che insieme non avrebbero futuro, ma ora lui ha la testa appoggiata sopra... Le sue gambe. Le tue gambe così... All'improvviso. Ma sei un jukebox oggi. Ma cos'è? Se riesci mi... Non mi dico, è andata male, ma perché ti scaldi tanto? Sì. Se proprio vuoi saperlo, te lo dico subito. E diglielo, diglielo, dai. Stephanie ha parlato a Gabriel della nostra scommessa, perché è una provocatrice. Mia madre è bravissima. Però come se ne lava le mani, voilà, via. Detesto essere preso per il c***o. L'unico ostacolo è lo strano rapporto che ha con Gabriel. Ma tu non ti devi incazzare con Gabriel. Sì, infatti. Non so per quale motivo Ryan trovi ambiguo il mio comportamento. Perché dici una cosa e poi ne fai un'altra. Ora non voglio uscire con nessuno. L'ha detto, eh? Ma può uscire con Ryan nuovo. Devi smetterla di sprecare tempo con lui, ignoralo. Ma è lui che mi gira sempre intorno. Per come la vedo io, la colpa di tutto questo è di Stephanie. Brava, ascolta mamma. Sì, però pure lui si è concentrato su... Solo su rivale, non su di lei. Hai un minuto libero? Sì. Siediti. Vai, Shanna. Perché Gabriel sa della scommessa? È stato un caso, stavo parlando con Billy. Ryan ha voluto fare una scommessa. Non è vero, gliel'hai detto proprio. Madonna, sì. Che aroma proprio. Che aroma? Questo c'è aroma di merda, però. Te ne stai nel letto con me, non ti alzi alle 5. Alle 5? Scherziamo. Proprio preso per il culo, raga, dai. Hai detto a Gabriel che lo vedi solo lo come sa. Un amico. Non lo sa. Non è vero. Non è vero. Lui si comporta in modo strano e tu mi dai della bugiarda. Hai risposto alla domanda. Ora basta, ti saluto. Più facile andarsene. È venuto a parlarmi scortato da sua madre. Questo è stato un errore. Sì, sì, cioè. Però. Cringe. Vai pure. Tutto questo è ridicolo. Andate a quel paese. Ma lascialo perdere, no? Lui è arrabbiato perché prima ti sei sdraiato sulle mie gambe, lo sai? Per quale motivo, scusa? Sei la sua ragazza? No! Ma non è questo il motivo. Ma non è arrabbiato per quello. So di piacerle. Meno male, lui sa che sono solo amici. Lo sa. Sì, lui lo sa. Sì, lo sa. Non sto né con l'uno né con l'altro. E l'ho detto a entrambi, chiaro e tondo. Sì, ma la parola amico comunque tu la usi un po' a cazzo di cane. Che confusione. Sara, perché ti amo? E giù box match, giù il gettone, si parte. È un'emozione. Che fa? Aldo, Aldo Baglio. Com'è andata? Gabriel si è sdraiato sulle sue gambe come se nulla fosse. Ah, perché oggi comunque dovrebbe essere il giorno in cui lei evita Gabriel per 24 ore. Sì, che anche quella è una cagata. Sì. Ma tu sei un tipo sveglio e non ti dà fastidio avere tua madre tra i piedi? Per niente. Ma lui è un mammone, ancora attaccato col cordone ombelicale. Siede poco Pola oggi, eh? Parti selfie sta iniziali. Sta facendo selfie. Che sapere quanto suo figlio la apprezzi, te l'assicuro. Io ci tengo particolarmente. Certo. Sì, però... Cos'è? Cosa? Che fresca Danone bontà. Cos'è? Danone! Ma che cazzo totalmente
No senso proprio, non c'è un collegamento logico. Danette, cos'è? È per quello che fa ridere. Non ha senso. Vabbè. Sì, io so, sto giro glielo stavo proponendo io. Se senti solo l'audio fa paura comunque. Sto giro da di lato. È in posizione fetale. Attenzione. Hai visto un panaro? No! Sì, avevo rotto il cazzo ste scarpe. Sono sempre in mezzo alla mia. Ma scusa. Lancia, bravo. Via, dai. Perché? Fallo, fallo. Non abbiamo chi entra, non puoi uscire. Siamo in... So Young e io stiamo per fare una gita in barca per nuotare con gli squali balena. So Young ci saluta, divorata. Perché? Era da un po' che desideravo chiederle un appuntamento, ma lei mi ha battuto sul tempo. Minchia, Paola è inquietante. Sei una Lannister proprio, eh. Guarda come guarda il figlio. Finita questa giornata, cos'è? Sarà ufficialmente il mio compagno. Compagno proprio. Si è tornate tutte e due. Io sono Armando e oggi sarò la vostra. Che bello Armando. Armando, e sono uno squalo balena anche. Tra poco nuoteremo con uno squalo balena. Con uno solo, ma ce l'hanno lì a disposizione. Vi presento Roberto, il capitano. Lo squalo balena. Gli squali balena non sono né squali né balene. È tipo balto. È che non è né alto e né basso. Era così? È balto. È da un po' che non lo vedo. È la prima volta che nuoto. Tuffati. Guarda, c'ha... è come... ma era lui, non era... era Armando! Era meglio! Era Armando! si accoppia con lo squalo balena! E lo sputta lo squalo balena! In compagnia di So Young è stato davvero meraviglioso. Ma quindi gli piace So Young? Ma lui piace uno squalo? Ma cosa gli piace? Ma non vedi come la tocca? Ma che rapporto? Non vedi che stanno coltivando la passione? Ma che cazzo stanno coltivando? Ma con la Maria stanno coltivare questo? Accanto a lei sto bene, credo... Cringe! Cos'è? È uscito con quasi tutte le donne presenti nella villa. Sta provando a farsi piacere le mamme degli altri, ma no, gli piace solo la sua. Sta combattendo questa cosa. Ma la mamma è la mamma. Errato. Quelli siete tu e Luca. Però poi diventa così afterpod. Luca prima e dopo il pad. Paola ha visto la luce. Oh, non andare, Paola, no! Resta con noi. Con ognuna di loro ho stretto un legame differente. Ma sono veramente stanco, sono veramente vecchio, c'ho la panza, i buchi nel corpo, sembro Gesù, cazzo! C'ho talmente tanti buchi che sembro Gesù. Buchi nel corpo. Mica, c'ho un buco nel dito, un buco nel dente. Un buco nel piede. Un buco nel piede. Un buco nel culo. Non aveva la panza Gesù, però. No, per niente, direi. Anzi, un po' magrolino. Un po' sottopelo. Immagino la Madonna, ma mangia mamma. Ma quella con cui vado più d'accordo è... So Young. Sul serio? Ma dove l'ha visto sto film? Lui lo sta dicendo, mica io. Ma dove l'ha visto sto film? Questione di feeling. A modo suo proprio. Sì, vabbè, finito dal dentista. Però forse non sei realmente attratto da lei. Ah, eccola qui. Sta provando a dire la mitica tu sei attratto Paola. Da me. Mi sento un po' a disagio per quello che è successo prima. È inaccettabile che tua madre venga a farmi il terzo grado. Eh beh, sì, cioè, questo sì. Qua c'ha ragione. Siamo usciti una volta, mi hai baciata, io ho ricambiato e questo è tutto. Ma tu hai detto che l'altro non ti interessava, però. E continua, capito, a dirlo comunque. È quello il problema. Si vado a chiamarlo. Come... Lo chiamo, va bene. Come vuoi. Vado. Chiamalo. No, finalmente. Parlano tutte e tre sì, insieme. Sì, voglio il confronto. Non abbiamo definito la nostra relazione, stiamo solo bene insieme. Per me, di tre, la più rincognita è lei. Se non ti svegli alle 5 non vedrai Gabriel per 24 ore, ma che scommessa è? Me lo spieghi. Tu sei comunque una bugiarda. Sono una bugiarda. Questo sì. Prima ha mentito dicendomi di non avertene parlato direttamente. Io non capisco neanche perché la trattavo. Non mi importa. Sì, ma infatti è lei che sta facendo... Partito. Mille casini. Mi tira uno schiaffo. Non voglio Chiediti, perdere tempo sì. con persone così bugiarde. Vattene via, allora no. Ne ho abbastanza. Beh, in effetti, cioè se non ti interessa basta. Allora perché mi ha detto che scop*** con me e non con te? Tirale fuori ste cose però, cavolo. Credo che tra me e Gabriel ci sia un legame molto forte. Era solo tuo amico, 5 minuti fa. Beh, un legame forte di amicizia. Quindi preferisci un ragazzino di 23 anni a me? La mia stanza è di Vai sopra. Vai via, ne parliamo dopo. Basta così, è ridicolo. Ne parliamo dopo, basta così. Ma...
Come ve la cavate con le mani? Nella prossima puntata. Sentiamo, che cosa ti eccita di una donna? Ma lei parla solo di sesso. Perennemente. Ma perché nessuno la spinge? Ma datele un po' di cazzo. In realtà sono un po' nervoso perché Charlene è aggressiva. Vorrei provare, sai. La faccia nel culo, la faccia nel culo! So che cos'è, si sta vedendo con più concorrenti, ma stasera gli dimostrerò che sono io quella giusta per lui. Ma scusa, dove è finito l'altro? Spumone!